Oggi è il 9 dicembre 2021 e ha così inizio il nono giorno del calendario dell'avvento. Ogni giorno un nuovo script. Quale sarà quello di oggi? Andiamolo subito a scoprire! La porticina di oggi si trova in questa posizione qui e contiene al suo interno una cassa che contiene dei diamanti! No, di nuovo lui! Maledetto Redbot... Che cos'è questa cosa? E come avete potuto intuire, lo script di oggi riguarda proprio queste tombe, che se avete la mod della Redcraft sono molto semplicemente attivabili grazie al comando slash carpet graves true. In questa maniera qui. Io l'avevo già fatto, ma non c'è nessun problema. E cosa sono queste? Sono delle tombe che raccolgono tutti gli oggetti che aveva nell'inventario il giocatore quando muore e normalmente possono essere raccolte shiftandoci sopra, ma solo dal proprietario. Come vedete, io non ero il proprietario era Redbot, quello scienziato pazzo che mi ha appena fatto volare giù dalla finestra, e quindi io non posso liberarlo. Però se si è amministratore del server basterà fare comando slash graves. In questa maniera libereremo la tomba in modo forzato. E possiamo fare il comando slash graves list per vedere dove si trovano tutte le tombe del mondo. E infatti qua ne appare una. Dove si trova? Là sotto, con all'interno i miei diamanti e il mio binocolo. Quindi vediamo subito come si libera la tomba. Basta andare sopra e fare il tasto shift. I diamanti si sono uniti insieme agli altri. Ovviamente se siete amministratori del server potete vedere anche le tombe per uno specifico giocatore. Per esempio Stepney in questo caso non ha nessuna tomba. Provvediamo subito. Execute at Stepney run summon TNT. Dovrebbe morire. Appunto. Ed ora dovrebbe avere una tomba. Andiamo a vedere dov'è la tomba. Ed ecco qui la tomba di Stepney con una marea di stick. Non la posso liberare, ma siccome sono amministratore del server slash graves, e la posso liberare tranquillamente. Perché aveva così tanti stick? E dunque, per questo script, anche un po' di gaff, è già tutto. Noi ci vediamo domani, sempre qui, per un nuovo script.